esattamente nella direzione nuova di gestione del canale di Trend Micro, perché pensiamo che il canale debba essere servito meglio. Servito meglio vuol dire che bisogna aumentare il focus che abbiamo sul canale, e per aumentare il focus bisogna rispettare quelle che sono le esigenze, quindi andare a segmentare il canale sulla base di quelli che sono i clienti serviti dai nostri partner. Proprio per questo abbiamo deciso di dividere il canale in due macro aree: una parte che segue lo small and medium business, quindi partner di canale che vanno a indirizzare clienti di fascia più piccola, mentre l'altra che va a seguire i partner che hanno per profilo, capacità, skill e altro la possibilità e le capacità di seguire il large account, quindi la parte enterprise. Io di quest'area sono responsabile, quindi ho preso la responsabilità da qualche mese. Il contributo che penso di poter dare a questa nuova organizzazione va sicuramente nella direzione della mia conoscenza non soltanto di canale, ma anche di conoscenza del mercato enterprise. Un'ottima conoscenza anche di quelli che sono i processi interni delle grandi organizzazioni sul mercato italiano nelle diverse industrie sostanzialmente. Squadra che riporta a me all'interno di questa organizzazione ha degli skill assolutamente simili ai miei. Crediamo che questo sia un valore differenziante rispetto alla nostra concorrenza, nel senso che io ne faccio non soltanto una questione di società, di tecnologie, di programmi, di processi o quant'altro, ne faccio anche una questione di uomini e di donne, ovviamente, visto che sono presenti anche loro nella nostra organizzazione, che sono sicuramente importanti per poter fare la differenza, per trovare la relazione giusta e per poter entrare in empatia con i nostri partner. No, ovviamente e banalmente direi quelli legati alla crescita, quindi raggiungere sempre più fatturato. Questo non lo dobbiamo fare attraverso non soltanto la capacità di andare a rinnovare business, quindi dove abbiamo già venduto. Noi tra l'altro abbiamo un'ottima percentuale di retention, nel senso che un'ottima percentuale di clienti fedeli che continuano a seguirci negli anni, ma non soltanto questo, dobbiamo sicuramente sviluppare nuovo business, quindi avere nuovi clienti o portare nuove tecnologie delle ultime acquisite o sviluppate da Trend Micro presso i nostri clienti. Questo è sicuramente molto importante, quindi il nostro obiettivo non va soltanto nella direzione di aumentare, vedere aumentato il fatturato, obiettivo che stiamo vedendo e raggiungendo anno su anno. In questi tempi di crisi sicuramente il risultato è ottimo, e quindi non più soltanto anti-malware, non più soltanto protezione sulla posta, gateway o quant'altro, ma anche e soprattutto protezione di quelli che sono ambienti virtuali, modalità intelligente, nuova, completamente agentless, che quindi permette di avere poco impatto sulla infrastruttura, ma anche quelle che sono tecnologie che ci permettono di andare a individuare le nuove minacce. Le minacce cambiano molto più rapidamente di quanto cambi la sicurezza e di quanto cambino le organizzazioni come la nostra. Dobbiamo essere in grado, noi come produttori di tecnologia, di offrire soluzioni sempre nuove e importanti ai nostri clienti. Noi crediamo di essere assolutamente adeguati, di far questo. Il lancio è la nostra soluzione Deep Discovery, serve appunto ad individuare minacce sconosciute, minacce persistenti, le minacce nascoste come APT, botnet e quant'altro, che oggi sempre di più spaventano le aziende. Sono presenti, ma le aziende non lo sanno.